di lasciarvi il video, volevo dirvi che la clip che state osservando verrà inserita negli ultimi due episodi di Mega Star Force 3, perché ho dovuto separare il video poiché è troppo lungo. Quindi volevo ringraziarvi tutti per il supporto che avete dato alla serie, per i commenti, per i mi piace, per tutto il supporto che ho ricevuto. Quando l'ho iniziato non avrei mai pensato di ricevere un così grande successo come è stato. Vi spoilerò anche che Mega Man Star Force non finisce qua, lo dirò anche nel prossimo video, non si chiamerà più Mega Man Star Force 3 Black Ace episodio 53, ma si chiamerà Road to Sirius. In caso di modifiche sul nome vi farò sapere poi io, ragazzi, mi raccomando, supportatemi quindi fino all'ultimo e non vi preoccupate, già dalla prossima volta inizieremo la parte bonus, quindi vi lascio il video e bella ragazzi. Ok, bellissimi ragazzi, io sono Gesius e oggi si riprende con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Oggi siamo nel 52esimo episodio, ho perso un po' il conto effettivamente, scusate. Comunque questo episodio dovrebbe essere l'ultimo, a meno che non decida di smezzarlo per qualche strano motivo. Ok, quindi siamo pronti ad andare a trovare il nuovo qua. Ehi là ragazzo, più avanti c'è uno strano concentrato di rumore, se entriamo nell'area successiva non avrai modo di salvare. Assicurati che sia tutto in ordine prima di andare. Sei pronto? Sì. Vuoi salvare? Sì. Sovrascriviamo. Chissà perché, ragazzi, sovrascrivere a me era... da piccolo mi faceva sempre paura di perdere tutti i dati, tipo. Non so perché. Ok. Sono strade un po' chiuse quelle ai miei lati. Oh, lunga scalinata, attenzione. Wow, c'è mio papà! E quello sarebbe il nucleo della meteorologia? Papà! Ehi, figliolo! Come ha fatto a riconoscerlo? Sei cresciuto! Papà! Grazie per esserti preso cura di lui, Mega. Nessun problema. C'è così tanto di cui vorrei parlarti, ma adesso temo che dovrò aspettare. La meteorologia diventa sempre più forte. Non riesco più a trattenerla. Papà, permettimi di darti una mano. Verrai cancellato se ti sforzi troppo. Ci penso io. Sei davvero diventato un vero uomo. Credo che sia il tempo di passare al testimone. Mega Man è capace di tutto, giusto? Ok, perché si è fatto tutto buio. Oh oh oh. Non ne sarei così sicuro. No. King! Se non posso avere il pianeta, allora credo che dovrò distruggerlo. Mi fonderò con la meteora G e la farò cadere dal cielo, come punizione per tutti quei patetici umani. Addio Terra, addio umanità. È giunta la vostra ora. Meteora G, unisciti a me! No, ma stiamo scherzando. No, non va affatto bene. Ti prego, fermati, King. È troppo tardi. Tremate mentre osservate me e la meteora G che ci fondiamo insieme. Non si potrà mai uscirne fuori. Ok, vorrei mettere la webcam solo per tipo 3 secondi, ma faccio meno di farlo perché potete benissimo immaginare la mia reazione in quel momento. Beh, che ne pensate? Porterò la distruzione sulla Terra. Sono il drago di Crimson. Ma che? Kelvin Stellar, sei stato uno spino nel fianco per troppo tempo. È un peccato che tale potere debba andare perduto. Ecco perché intendo aggiungere il tuo potere al mio. Ah, ah! Papà! Kelvin! Geo, non preoccuparti per me! Devi fermare King e distruggere la meteora G! Ma non posso! Mi sei mancato così tanto! Ed ora che ti ho finalmente ritrovato, non voglio perderti! Per quale motivo hai fatto tutta questa strada? Per proteggere chi ami! Ci sono tante persone sulla Terra con cui condividi legami profondi. E Hope, c'è anche tua madre! Non puoi abbandonarli, loro credono in te! Devi combattere, Mega Man! Davvero? Papà! Maledizione, Kelvin! Oh 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 oh! Il potere è travolgente! Allora, Mega Man, che farai adesso? Vuoi ancora sfidarmi, anche ora che ho tutto questo potere? Kelvin Stellar ha adesso una parte di me. Quale bravo figliolo farebbe del male a proprio padre? Ragazzo, papà mi ha detto di lottare. Se non ti fermo adesso, i sacrifici di tutti saranno stati inutili. Drago di Crimson, per le persone che amo, ti sconfiggerò! Non vedrai l'alba di domani! Un'affermazione davvero intrepida. Allora vieni, vieni a conoscere il vero potere della meteora G. Ragazzo, diamoci dentro!
La battaglia finale! In onda! What? 2500 punti! Va bene. Andromeda, quanti ne aveva? 2005 pure lui? Sapete che ho un voto mentale. Comunque, Drago di Crimson. Non ci sto facendo niente. No, seriamente, non mi posso fare... Cavolo. Ok, ho capito. Smettila. Spara delle teste. Oddio. No. Steven, calmo. Ok. Cioè, è un po' bugato per quanto riguarda la vita. Oh, no. Sei tosto, sai, io lo metto. Non ci credo, preso un missile. Ah, posso distruggere le teste? Smetti! Mi devo preoccupare? Mi devo preoccupare, sì! Ah, ok, questo sono andato. Non ci... Basta! Si sta parlando da tutti i miei attacchi, è una cosa oscena sto coso! Basta pararti! L'ho schivato! Perché non posso più colpirlo? Ok. Devo trovare un modo per far salire il noise. Proviamoci. Perché purtroppo tutte carte mega che non fanno tanta. Il noise. Cosa? Non ci credo, non può colpirla perché è troppo in fondo. Di nuovo? Aia. Vorrei riuscire a diventare Black Ace se non viene troppo disturbo. Ok, lui almeno passa. No, non mi vedi, come fai a tirare? Non mi vedi. Beh, è irreale questa cosa. Ok. Ce la stiamo cavando decisamente molto bene. Le artigliate, ciao. Gli ho fatto di andare via le teste, conta come cosa? No, le teste mi salvano ancora. No, le teste! No, che veramente questo boss è davvero fantastico, cioè la Capcom l'ha veramente fatto bene. Bro, wow! No, mi manca 164, con questa gli faccio 180, posso shottarlo? No. Ti fa uso, sì, bravo. Sono più che power, sono oltre il power io. Ah! Non può essere! No! Ok. Perché questo mostro è ancora qui? Abbiamo battuto King, giusto? Che stia assorbendo l'energia di papà. Adesso cosa facciamo? Oh, sì, non potevo fare meglio di tradurlo. Wow! È fuori controllo! Ma che cazzo! Ah! Me le sta dando di santa ragione. Ah! Il rumore è così forte. Dobbiamo lottare. Non possiamo perdere. Non dopo tutto questo. Voglio andare a casa con papà. Ok. Geo!
I livelli di emissione del rumore della meteora G sono aumentati esponenzialmente. Che cosa sarà successo? Mister Boreal, il rumore della meteora G è diventato troppo intenso per la struttura del razzo. Tutte le sue funzioni hanno smesso di funzionare. Che cosa hai detto? Magnus è riuscito a fare pulse out in tempo, ma il razzo si allontana rapidamente dalla meteora G. Aspetta un secondo, se il razzo si allontana troppo, allora come farà Geo a tornare a casa? Geo, io credo in lui. Distruggerà la meteora G e riporterà a casa suo padre. Sì, si è tirato fuori da tutte le situazioni impossibili in cui è stato coinvolto. Geo non perderà contro qualcosa come il rumore o la meteora G. Geo non perde mai. Avete ragione, ragazzi, avete ragione. Geo non... L'invincibile Mega Man non perderà contro una misera stella cadente. Geo, sei la nostra ultima speranza. Geo, stendili tutti. Arthur, proteggilo. Questo mi ricorda tantissimo quando abbiamo preso la Star Force nella vecchia serie. Mega Man. Ace, non vorrei arrenderti. Non dicevi che avresti preso il mio posto in questa battaglia? Ace, alzati Mega Man. Hai un sacco di amici che attendono il tuo ritorno sulla Terra. Credi in te stesso e in ciò che puoi fare. Voglio dire, non crederei che sono davvero finito, vero? Quindi perché te ne stai lì a terra? Puoi farcela. E non dimenticare, sei il più grande eroe del mondo. Mi direi che come incoraggiamento è decisamente buono. Grazie, Ace. Inoltre mi vergognerei troppo a farmi rivedere se mi arrendessi adesso. Voglio farlo. Lo farò, Ace. Mi è rimasta ancora tanta energia vitale. Voglio lottare fino alla fine. Arrendermi non è tra le mie opzioni. Davvero? Vai! Ok. What? Posso diventare Black Ace a caso io? Non serve il 200? Che figo che è. Cos'era quello? Cos'era il zing? Vabbè, però 8000 mi sembra un po' esageratino, eh. È un po' esageratino. Vedi, io sono... Oddio. Cambio. Aia. Fa tantissimo, come faccio a farlo fuori? Fanno. Ok. Oddio, sì, e poi? Gesù, scusate, mamma. Ok, domanda easy. Perché questa Black Ace è bugata? Non fa nessun danno? Cos'è la camera Blef di Gogeta questa? Perché non ha un attacco? Aia. Gli ho tolto 3000 punti, quasi che mi taglia. Odio. Ah no, scusa, Black Ace Galaxy, sto adesso tre volte Black Ace per me. Quando mi toglierà mai? La sua vita dove è finita. Ok, sono con lui. Ah ok, quindi era per shottarmi in colpo solo. Dovevo resistere in pratica fino a quando non arrivava la Black Galaxy, ok, capisco. E sei morto! Oh, c'è ancora mio papà! Ce l'hai fatta, Geo! No, non può andare via dopo tutto questo! No, papà! Non dopo tutto questo, dai, ho fatto un casino della miseria, non per finire così! È tempo per me di... distruggere la meteora G. E come faccio a distruggere la meteora G? Ok, niente domande riguardo a quello che ho appena detto.
sono vivo. Avvolto in un'area, un'aura blu. Papà? Miga? Non c'è nessuno qui, non sento niente. Non va bene. Se rimarrò qui, non credo di farcela. Ho fallito, amici. Ah, giusto, perché la mia missione è ritornare a casa vivo, giusto? No, la musica è triste, no. Geo, Geo, ti prego, rispondi! Maledizione, non sta andando come pensavo. Anche se la meteorologia è svanita. Geo! Forza, Geo! Mi hai promesso che saresti ritornato. Mr. Boreal, non c'è nulla che possiamo fare? Mr. Boreal! Per l'amor del cielo, non c'è qualcuno che possa aiutarlo? Farò qualsiasi cosa se servirà a salvarlo. Smetterò di mangiare, studierò, farò tutto. Smetterò di mangiare, studierò, farò tutto ciò che serve. Quindi vi prego, qualcuno lo aiuti. Disturbo statico. Cos'era quel rumore? Sembra che provenga dal mio Hunter. A dire il vero, tutti gli Hunter stanno ricevendo una chiamata. Questo fenomeno non sta accadendo solo a noi. Sembra che ogni persona del mondo stia ricevendo una trasmissione diretta proprio al proprio Hunter. Che sta succedendo? Gente della Terra, mi ricevete? Quella voce, che sia Kelvin! La meteorologia è stata distrutta da un ragazzo che voleva proteggere le persone che amava. Ha sempre creduto in noi, non si è mai arreso. Lui ci ha salvati. Tuttavia, adesso quel ragazzo è solo e disperso nello spazio. Quel ragazzo è mio figlio e rappresenta tutto per me. Ciò che vorrei fare è riportarlo da tutti i suoi amici. E da sua madre, Gio. Kelvin, no, non posso crederci. Oddio. Hope. Gio ha lottato da solo, rischiando la sua vita per darci la possibilità di vivere a pieno le nostre vite. Ho bisogno che voi tutti preghiate, desiderate o pensiate nelle vostre menti che Gio ritornerà a casa. Come appartenente al genere umano, come padre, vi scongiuro, vi prego. Oddio, non fatemi piangere, vi prego. La trasmissione si è interrotta.